possiamo per favore prenderci un minuto per apprezzare questa opera d'arte? Oh my god. E chi oserà dire il contrario verrà giudicato. Giudicato molto male. In effetti in questa posizione è quasi inquietante. Ebbene sì, ho deciso finalmente di provare anche Minecraft. Ma non sarò totalmente sola in questa avventura. Ci sarà infatti Poggo, o Poggo Doggo, o Doggo Poggo. Vabbè, avete capito. Non vedi niente dietro di me? No. Ma non è dietro, è lì. Non devi prendermi a pugni mai più. Ma c'è una pecora. Ma perché la pecora c'è la faccia di una scimmia? No, è una scimmia, non è una pecora. Ti spiego una cosa molto semplice. Ma... brava, però non devi stare nell'acqua. Non sei tu l'orto, ma ci sono le carote. Aiuto. Per prendere le carote devi picchiarle. Ma questo gioco è violento. All around me are familiar faces. Ma una carota, e che ci faccio? Non devi saltare sull'orto che me lo rovini! Ma sto prendendo non le devi carote! Saltare! No, hai fatto un salto sull'orto, non vedi, è vedi vero. Che questo blocco non è più ortofrutticolo! Guardalo! E vabbè, ci metti l'acqua e diventa marrone come gli altri. Ma è già marrone, ma che no, che è marroncino, è marrone secco. E quando è secca la... Allora ti spiego un'altra cosa. Per recuperare le cosciotte di pollo, devi mangiare. Adesso trova il tasto per mangiare. Dai, dai, sto mangiando? No, non stai mangiando. Devi trovare aspetta, il tasto per mangiare. Aspetta, sono perfetta. Certo, no, lo stai togliendo dall'inventario. No, me lo sto mettendo in bocca, ma non funziona. No, Lia, non devi fare così. Non ci credo, tu stai davvero facendo così, va bene. Beh, è intelligente. Sì, sì, ma siamo su Minecraft. Non devi picchiarmi. M di allora. Mangiare, no. F sì, di M food. Di mangiare. Devi tenere premuto tasto destro. Non sinistro, destro. Ma l'hai messa nell'altra mano. E vabbè, sei diventata ma mancina. Ma hai sbagliato mano. Mancina perché manci? No, God, please, no, no. Per favore, premi il tasto per la porta segretissima. Vai, prego. Rompo. No, premi, premi. Ah, è un pulsante questo. Cos'è sta a fare? Voglio la spada. Hai capito come farlo. Tu sei come me. No, 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 Lia, non puoi ammazzarmi. Cos'è? È una scatola shulker. Allora, la scatola shulker, praticamente, tu la apri, ci inserisci le carote, ma se la spacchi, puoi portartela con tutti gli oggetti dentro. Cioè, guarda, io adesso te la passo, tu la prendi, la piazzi, e dentro dovrebbero esserci le carote. No, Lia, l'ho quello messa. È per buttarle. Un secondo, che questo... Ok, è complicato gestire l'inventario. A posto. Esatto, adesso la apri e dentro la apri col tasto destro. Ah, non si rompe per aprire. Che cavolo e ne so? E dentro ci sono le carote. Hai visto? Ci sono... Ma mi hai rubato le carote. Ovvio. Oh, allora ti do l'armatura. Adesso deciderai tu come metterla. Dai, su. Dov'è? Prendi l'armatura per terra. Dov'è? Ah, pa. Senti, Lia, mi passi delle carote, per favore, che sto morendo di fame? Ti prego. Non lo so, non lo so. Cosa mi dai? La morte. Quindi passami le carote. Veloce! È un attimo che devo capire. Mamma mia, ho capito. Stavo brava. Fabbricando. No, stavi tutte. Stavi fabbricando le carote. Passami ste carote! No! 2000 years later. Oh. Mamma mia. Ok. Per salire sulle scale basta che ci vai contro e sali. Niente di più completo. Mi sembra una cosa molto intelligente. Che c'è? Sto sistemando l'inventario. Vorrei... Ma quanto è alto sto posto? Sì, guarda che... No, no, Lia, ferma. Qua. In questa chest c'è una me... Cosa? Lia? Cosa? Dove sei? Sono dietro di te. Dietro? Com'è possibile? Vabbè. Ho sbagliato, credo di aver rotto il vetro. Hai rotto la casa, il vetro ho non lo droppa. Ho capito, stavo mangiando. Allora, per riparare il vetro basta che ti ci metti davanti. Ho caduto. Ops. Cioè, io volevo trollarti spingendoti giù. Sei finita tu nel buco, ma fai veramente... No, aiuto. Lia, per favore, io sto c'è impazzendo. C'è un problema. Il problema sei tu, non è che c'è un problema. Adesso vieni con me. Qui puoi fare un salto e aggrapparti alla scala. Lo so che è un po' complesso. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. No, sto cadendo. No, Lia, stai buona. Piano. Ma perché mi scende da solo? Mentre... Ma ha preso guarda, fuoco? Qui puoi enchantare la tua armatura, le tue spade, tante cose. Questo non fatto? Si può rompere, mi dispiace. No, ma sto facendo l'incantesimo. Fai veramente schifo. Sì, l'incantesimo. Lia. Dai, perfetto. Adesso ti romperò casa per entrare. Non è vero. Ma lì c'è un cavallo con l'armatura di diamante. Che cos'è? Lia, che cosa sta succedendo?
Aspetta che non posso buttarmi. Ma cosa mi sta picchiando? Aiuto. No, no, cosa ti sta picchiando? Solo io posso picchiarti. Aspetta, aspetta, sto entrando dentro Pog. Come un coso verde. Ma uno è piccino. Che sta succedendo? Vai, la spada. Sì, hai la spada. Picchia con quella spada. Sono morta. Ma dovevi riprenderla, madonna mia, mi sta distruggendo tutto. Sto staccato pezzo di casa per sbaglio. Aiuto. Di casa. Io non ho parola. Io non ho parola. C'è un bambino che mi insegue. Ma che bambino che mi insegue? Ok, aspetta, aspetta, chiudi la casa, prendere. Chiudi la casa. Non c'è più la spada. Non c'è dentro, sì, non c'è più la spada perché sei morta, dovevi riprenderla. Ma da dove? Cos'è sta cosa rosso? È un ragno, 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 vai da lei, che ragno, schifo. Vai da lei. Chi è che mi ha picchiato? Chi è che mi sta affracciando? Ma cos'è? Mi sta tirando le frecce. Lì, attenta, quello è uno scheletro. Lo sto picchiando, lo sto picchiando. Ma che stai picchiando? Stai muovendo un quadro. Sta picchiando. Ah, ma era un quadro questo. Non... Ma scusa, tu pensavi non è... che il quadro fosse la spada? Eh sì, dov'è la spada? Lia, questa è la spada. Lia, questa è la spada. Guarda, c'è 27 frecce nella gola. Comunque, adesso ti spiego un'altra cosa simpatica e carina. Vieni, vieni, muoviti, dobbiamo entrare in casa. Non arrivo, si può fare se no. Ti piaccio un fantastico cos'è? Letto rosa e io mi metto un letto giallo. Per dormire, basta che premi tasto destro sul letto e ti metti tasto destro sul letto. Ops. Ma non funziona il destro, io 3 ore lo funziona, sto pigiando. Funziona, funziona. No. Aspetta, se tu ti allontani e lo piazzi, guarda che adesso funziona. Piazzalo qua. Visto? Non puoi riposare, ci sono dei mostri. Non possiamo dormire. Perché ci sono dei mostri. Cioè, non ho capito, a porta aperta si può dormire? Eh sì, perché entra l'arietta fresca. C'ho la spada, tra l'altro ho dormito con una spada ritta. Adesso, come puoi vedere, è giorno. Le bestie di Satana che prima ci stavano attaccando sono bruciate. No, e questo sono andate... Ma? Ok, lui è l'unico che non va a fuoco. Si chiama Creeper. I Creeper, quando vengono vicino a te, esplodono. Allora... Partiamo da una base molto molto interessante. Prima di tutto prendi l'ascia, ok? L'ascia serve per tagliare il legno. Quindi su, tu nel frattempo che tagli il legno, io vado a sistemare una cosa. Vieni, muoviti. E questo è il legno? Esatto. Rompi il legno con l'ascia magari, che fai più veloce. Ma come si cambia mano? Premi la E, levi quello che c'è nello scudo e lo metti nei quadrati di sotto. Quando lo metti nei quadrati di sotto, premi il tasto corrispondente e cambia strumento. Non ci sono i tasti. Ok, era uno. Non c'era, però era uno. Va bene, va bene. Non è che stanno scritti i tasti lì, lo devi andare un po' a intuizione. E che ne so io? Penso ci fosse scritto 1, 2, 3. Il legno è anche sopra. No, Lia, non so. Lia, il legno non è sotto, è marrone. Sì, ma è marrone. Veramente era verde. Che? Perché c'è un tizio nero? Sono caduta. Sono in una grotta. Ma come sei in una grotta? Come ci sei finita ho in una grotta? Ho trovato una grotta. Dove esattamente? È dovrei qui. Venire un attimo. È qui. Il mondo di Minecraft è infinito. Cos'è? Ah, è qui. È qua. Qua dove? Sono davanti a casa. Sei cioè davanti dietro. A casa. No, davanti. Dietro, davanti. Prendi il pezzo di legno, c'è scritto tronco di quercia. Sì, lo metti sì. Nei 4 quadrati e ti dà 4 assi di quercia. Quei 4 assi di quercia li metti uno per ogni quadratino e ti dà il banco da lavoro. No, non vai, è vero. Cos'è? Aspetta. Vai, tranquilla, riflettici. È molto difficile. No, no, ho fatto. Il sante di guerra. Ah, perché è uno. Oh! Ma stavo craftando. Che è successo? È esploso un creeper? Prendi i tuoi sassi, mettiti ferma nel portale e teletrasportati. Ma sto coso che ringhia... Aia. Aia. Ti aspetto. Stai uscendo. Aia. Non ti fai male. Ma è apparso uno zombie. Lia, no, Lia, ma come hai fatto? Mi stava picchiando. Ma come hai fatto a far teletrasportare uno zombie? Io non ho la più pallida idea di cosa anch'io, tu arrivo stia anch'io. Combinando. Sì, ci sei. Ciao. Cos'è? Tutto a posto? Questo è l'inferno. Benvenuta. Più o meno è così anche nella vita reale. Non so se ci sei mai stata. Il letto lo metto qui? Sono morta. Ma io volevo mettere il letto. No, scherzavo. Mi stai rovinando tutto perché non conosci niente di questo gioco. Sì, questo è un tridente, ma dettagli. E visto che non ti farò vivere in casa mia, ti ho preparato una casetta rosa tutta per te. Guarda quanto è bella, ci sono pure i cristalli. Vai, vai. Guarda quanto è carina. Puoi arredarla in realtà come ti pare. Puoi metterci... La morte! Ops, gli ho tirato un pugno per sbaglio. Volevo accarezzarlo. Adesso dovrei buttarti in questo magico portale. Su, veloce. Tuffati dentro. Bravissima. Let's go. Che mamma mia. Che cosa hai fatto? Sono esplosa. Ma non ho toccato niente.
te, si esplosa, cioè sei arrivato te, si esplosa. Ecco il drago, vedi quanto è bello? È sopra di te, lo vedi? Sta sì, volando. Sì, lo vedo. Drago, guarda che qua c'è Lia, lei è no, la mia no. migliore amica. Non ci sono. Mamma mia. Sì, credo ti abbia fatto tipo mezzo esplodere. Stai no, attenta. Mi ha toccata. Questi tizi qui, strani, se li guardi negli Ciao. Occhi loro scappano. Ma... Sì, 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 hai visto? Tu più li guardi, più scappano. Ecco, vedi? Lui adesso si è spaventato e scappa. Quanto ma ha aperto la bocca, non credo che sia per scappare. Ma che è? Il terremoto! Aia! C'è qualcosa che mi sta ringhiando nell'orecchio. La cosa importante per uccidere il drago è far esplodere questi cosi. No, Lia, lo devi far esplodere. Picchialo, picchialo! Brava, brava, hai visto? Lo dovevi picchiare. Ma adesso. Ancora! Sì, aspetta, devi scendere. Scendi da qua. Scendo. Sono morta. Bastava scendere per spegnere il fuoco. Sei morta, ma comunque il fuoco l'hai spento. Molto utile, sì. Visto che sono bravo. No, Lia. No, aspetta, ci penso io. Non ti preoccupare. Ti salvo io, perfetto. Prendi l'arco, prendi tutte le frecce, prendi l'arco e tira. No. Tira contro il drago. Guarda che mira, sei pronto? Lì è il cecchino, vai. Lia, però ti devi anche spostare. Mi sto sposando, no, devo sì, prendermi mira. Sì, è veleno per terra, vai, puoi farcela. Un po' di mira in più, Lia. Vai, continua, brava. L'ho preso! No! Lo faccio io, lo scalino. Morto.